Ed in questo episodio di Mod Off, Vertex Design. Un nome e una garanzia sono più di 10 anni che ci hanno accompagnato con le loro mod. Ricordo con molto piacere, non dico ogni singola mod, ma quasi. Ripeto, il nome è una garanzia sia in fatto di modelli che non, e qua infatti vediamo una carrellata così random di modelli che hanno fatto per Farming Simulator 11, 15, 19, saltiamo, ma in ogni capitolo comunque loro hanno detto la loro. Ripeto, non solo mod, ma anche script, soprattutto tante cose interessanti, non li citeremo tutti. L'intento di questi video, di questo format, è conoscere un autore o più autori o gruppi di modder, ricordarne un po' la storia, se ovviamente hanno qualcosa alle loro spalle. Qua infatti vediamo numerosissime mod del 2023, quindi per Farming Simulator 22. Spesso e volentieri la loro qualità proda anche su console, e quindi eccoli qua con il loro 10° anniversario. Finora hanno avuto più di 40 milioni di download, quindi capite che insomma non li conosco solo io, ecco, li dovreste conoscere pure voi. Quindi gli ultimi che sono arrivati qua, che magari si approcciano a Farming da poco, ben venga, sappiano che se scaricano una loro mod, ripeto, è una garanzia sia in fatto di qualità del modello 3D, ma anche la parte texture, gli script associati, eccetera. Quindi in ogni capitolo voi troverete un qualcosa di interessante che porta la loro firma. Ovviamente la qualità li ha portati anche a collaborare con diversi, anzi numerosi, marchi reali. Da qui quindi vediamo la parte modab, una carrellata veloce di tutte le mod, che oramai sono tante, diciamo, e per fortuna che è così, su Farming Simulator 22. Ripeto, penso che 3/4 almeno di esse siano anche per console. Quando non lo sono è perché appunto magari riguardano più gli script, eccetera. Sono tutte mod particolari, di tendenza più oserei dire, ovviamente, come la provenienza degli autori di marchi tedeschi, ovviamente, però nulla toglie che magari qualche attrezzo, non so, un Amazon particolare o qualche altro attrezzo appunto o rimorchio non possa, perché no, essere utilizzato anche in altre carriere, ci mancherebbe. Qua solo per ricordare due carrellate veloci del modab di Farming Simulator 19, quindi il capitolo precedente, con un sacco di loro mod in pole position top, quindi veramente, cioè per me sono degli autori molto importanti. Ne ricorderemo degli altri, ovviamente vedremo altri video con altri, ci mancherebbe. E qua in questa seconda ed ultima parte del video stesso volevo ricordarvi appunto e mostrarvi anche fisicamente di cosa sto parlando. Quindi ho scelto attrezzi un po' così, diciamo, quelli che mi sembravano più utili da mostrare, quelli più intriganti. Alcuni, ripeto, non è proprio di per sé impossibile mostrare 60 mod in un video solo, quindi ne ho scelte alcune rappresentative. Il Bruns, ad esempio, che avete visto prima, l'avevo anche presentato su Farming Simulator 19 perché meritava molto. Aveva un sistema, ha tuttora un sistema molto particolare per il discorso di span di fertilizzante che si collega con la ruota e tutto quanto. Quindi, come vedete, le idee ci sono ben realizzate, sono mod curate e che hanno veramente nulla da invidiare alle mod originali, anzi sono di qualità superiore, anche perché spesso e volentieri appunto ci sono degli script. Qua in questo caso ad esempio vediamo l'Hueco con tanto di maschera del Dirt e qualcosa anche di usura ovviamente, quindi guardate l'effetto che fa, l'effetto che dà, che è veramente eccezionale, insomma
se anche le mie, cioè se le parole a inizio video non vi hanno convinto, probabilmente queste inquadrature, ripeto, di una, due mod, perché non le ho selezionate tutte, penso che possano farvi cambiare idea e quindi, come dire, vedere insomma da voi stessi che quello che ho detto insomma è la verità. Ecco qua appunto il Bruns col suo sistema che smette di fertilizzare se non siete in movimento, perché ovviamente c'è una ruota collegata allo pneumatico, meramente un collegamento meccanico, però nel gioco è, come dire, riproposto e torna, diciamo, utile. Ma come dicevo prima, oltre che mod, attrezzi eccetera, si sono lanciati anche in qualche mappa, perfetto, ma anche in qualche script. Questo è un interactive control sulla loro mod, quindi da, come dire, mentre siete in piedi potete, scesi dal veicolo insomma, interagire con il mezzo. Attrezzi soprattutto, ripetiamo, con tanto di animazioni, anche tanto di particolari, quindi insomma sono solo belli da vedere. Ma oltre a tutto ciò, si sono lanciati anche, ogni tanto si lanciano anche in costruzioni o placebo. Quindi in questo caso volevo mostrarvi un placebo molto carino, molto interessante, sfruttato anche in alcune mappe uscite di recente sul modab, che viene sfruttato appunto come corte iniziale, come casa, come garage, come silos per lo stoccaggio insomma di cereali e quant'altro. Quindi ripeto, stiamo parlando di artisti a tutto tondo che hanno fatto e stanno facendo ovviamente la storia di Farming Simulator in tutti i capitoli. Ed arrivati a questo punto chiedo a voi, domanda fatidica: li ricordavate, li conoscete? La vostra mod preferita? Scrivetemelo nei commenti. Nel ricordarvi di iscrivervi al canale se volete supportare, che ci sono gli abbonamenti, vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fai bravi, e ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!